Buongiorno ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti, continua la programmazione settimanale su Simone Sequel. È già uscito un video dedicato alla Premier League. Se ve lo siete perso, vi lascio il video nelle schede. Vi invito a recuperarvelo, mi raccomando, perché sarà una programmazione settimanale intensa nella quale poi andremo a parlare di Bundesliga, di Liga, di Serie B. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati. E in questo video ci tenevo a fare una sorta di punto su quella che è in questo momento la Liga, su quello che è in questo momento il campionato spagnolo. Non vi nego che successivamente vi parlerò anche della situazione Xavi-Barcellona, perché secondo me è fondamentale capire quello che Xavi potrebbe fare in questo Barcellona. Ad oggi però il Barcellona non è una squadra di pallone. Non so se avete visto, se avete dato un'occhiata al Barcellona contro il Celta Vigo, è andato avanti 3-0, sembrava una partita non con due più, una partita basilarmente molto 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 semplice. Barcellona che va avanti 3-0, ma una partita che sulla carta, ragazzi, poteva finire veramente, visto il primo tempo, 10-0, però poi il Barcellona è malato dentro. Avanti comunque con Ansu Fati dopo 5 minuti, raddoppia Busquets, triplica Depay. A fine primo tempo il Barça sta vincendo 3-0, poi però cambia qualcosa quando Ansu Fati riesce ad accorciare le distanze portando la partita. Sì, Ansu Fati, volevo dire Iago Aspas sul 3-1, Nolito 3-2 e poi di nuovo Iago Aspas 3-3. Io penso in generale che il Barcellona, soprattutto dopo il gol preso al 96esimo da Iago Aspas, dimostri tutta la propria problematica mentale, perché questa, ragazzi, è una problematica mentale. Cioè, non voglio dire di Koeman che magari non è un allenatore buono, semplicemente credo che i giocatori del Barcellona in questo momento nemmeno giocassero contro Koeman, semplicemente non ci sono mentalmente, perché anche dopo, allora, dopo l'esonero di Koeman al primo tempo io ho detto: ma vedete che il Barcellona invece lo faceva apposta, fine primo tempo 0-3, vorrei far fuori Koeman. 3-3 finale, ragazzi. È un Barcellona che non capisce cosa sta succedendo e che in questo momento è nono in classifica. Nelle ultime quattro partite ha fatto 2 punti, frutto di 2 pareggi, due sconfitte e 0 vittorie. È un Barcellona che deve cambiare trend. Per questo Xavi prima di tutto deve cambiargli la testa, rispetto che magari i piedi, rispetto che magari i sistemi di gioco. E questo sarà fondamentale a mio modo di vedere. Vince invece il Real Madrid. Il Real Madrid rischia qualcosina, perché dopo il 2-1 quasi al finale la riprendevano, però il Real Madrid vince. Dopo 6 minuti già prova ad andare avanti con Vinicius, che però gli viene annullato il gol del vantaggio, e alla fine il vantaggio lo trovano comunque al 14esimo con Vinicius che dà sulla destra ad Asensio, palla dentro, cross che tira questa bomba ed è 1-0. È un Real Madrid che di base è molto più forte del Rayo Vallecano, ma ci mancherebbe altro. Un Real Madrid che pian piano sta ritrovando la quadra, è un Real Madrid che scende in campo con il solito 4-3-3. Il Real Madrid ha ritrovato la propria identità, questo sì, e soprattutto credo che il Real Madrid sulla carta sia molto più forte del Barcellona in questo momento. Basti pensare al centrocampo con Kroos, Casemiro e Camavinga, ma anche all'attacco Vinicius, Asensio, Benzema, o alla difesa stessa con Courtois tra i pali, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy. Insomma, il Real Madrid è squadra assolutamente fatta di stelle, che comunque soffre. Gol di Kroos 1-0, raddoppio di Benzema al 40esimo circa, prova ad accorciarla Radamel Falcao, ma è stato semplicemente un fuoco di paglia, che poi in realtà il Rayo Vallecano sta facendo un'ottima stagione ed è andato molto vicino a pareggiarla quella partita, però non l'ha presa, e quindi poco male per il Real Madrid, che alla fine il risultato lo porta a casa, e penso che questo interessasse. Bisogna farsi i calcoli, bisogna vedere il secondo posto, la Real Sociedad, quello che vi pare. L'importante però era vincere, e il Real Madrid ha vinto e quindi ha messo un tassello importante, molto importante su quella che è questa stagione al momento. A proposito dei tasselli importanti, vi dicevo della Real Sociedad. La Real Sociedad vince lo scontro tra le sorprese, va a vincere in casa dell'Osasuna per 2-0. È una Real Sociedad che merita in questo momento il primato in classifica per quello che sta dimostrando in Liga, ed è una Real Sociedad che risponde, perché il Real Madrid ha giocato prima e il Real Madrid è passato primo. Quando il Real Madrid ti supera e tu sei la Real Sociedad, hai tutte le attenuanti per perdere punti per strada, ma quest'anno la Real non perde punti per strada. Ha faticato, perché ha faticato, perché la partita è stata sbloccata a un quarto d'ora dalla fine circa da Mikel Merino, e ha faticato tanto perché se poi non avesse trovato il 2-0 dal dischetto di Januzaj, probabilmente poteva soffrire qualcosina in più.
più. Però le grandi squadre vincono anche così e la Real Sociedad quest'anno ha tutta l'idea di essere una grande squadra e quindi sono curioso di vedere quello che succederà in questo campionato, anche perché, e ne parleremo a fine video, la settimana prossima la Real Sociedad andrà ad affrontare il Valencia in casa e non vi aspettate che sia un match facile, io credo che sarà un match in cui entrambe le squadre andranno in guerra, così come è stata una guerra nel derby di Siviglia tra Betis e Siviglia, dove la squadra ospite, il Siviglia, questi ultimi si impongono per 0-2. È un Betis che deve giocare un tempo intero in 10 uomini e questo ovviamente li obbliga a cambiare l'assetto tattico e anche da questo Lopetegui viene tanto tanto aiutato. È un Siviglia che sta correndo, continua a correre appresso alla Real Sociedad, continua a correre appresso al Real Madrid e la cosa importante, al di là poi del fatto che il vantaggio sia arrivato per l'autogol buffissimo di Bellerin, il gol buffissimo di Bellerin, che poi in realtà il gol buffissimo di Bellerin non è la partita via, non viene sbloccata lì, è sbloccata dal gol di Acuña, però poi il raddoppio di Bellerin all'81esimo taglia ufficialmente le gambe al Betis Siviglia. Però quest'anno il Siviglia, ragazzi, è una squadra che sa il fatto suo, è una squadra rodata, è una squadra che ha un punto in meno della prima in classifica. E la cosa brutta per Xavi quando arriverà a Barcellona, che dovrà allenare questo Barcellona, è che non è semplice riprendere le altre, perché le altre continuano a correre in un modo pazzesco, così come è pazzesco il pareggio che matura a Valencia. L'Atletico Madrid pareggia a Valencia e è pazzesco per l'Atletico Madrid, per la delusione dell'Atletico Madrid. L'Atletico doveva vincere. Poi che tu perdi punti a Valencia ci può anche stare, però dipende come perdi punti a Valencia. Ok? Perché l'Atletico Madrid va avanti, dimostra di poter vincere una partita che sulla carta poteva essere molto più difficile. Suarez al 35esimo trova il gol dell'1-0. C'è l'autogol di Savic che riporta in pareggio la situazione, ma poi il solito Griezmann e Versalico la chiudono. A mezz'ora dalla fine era 1-3. Al 92esimo era 1-3. L'Atletico Madrid stava tranquillamente portando a casa i 3 punti. Poi però accade il blackout, quello che insomma spesso succede a noi tifosi romanisti, che poi sbrocchiamo in un modo pazzesco. Al 92esimo Ugo Duro segna il gol del 3-2 col commentatore di DAZN che urla: è il suo momento, è sempre lui, gol alla Ugo Duro, eccetera. 96esimo, ultima azione della partita, Ugo Duro la pareggia, 2 gol in 4 minuti, uno al 92esimo, uno al 96esimo, che mandano nei cazzi, se così si può dire, l'Atletico Madrid, che perde assolutamente punti per strada, che in questo momento è quarta a meno 5 dalla capolista. Attenzione, perché tutto quello che succede, tutto quello che sbagli in questo campionato, poi lo risenti pesante a fine torneo. Vince il Villarreal di misura 1-0 sul Getafe, un Getafe comunque interessante, e il Valencia non vinceva da una vita, è tornato a vincere, non vinceva dal 3 ottobre, quella partita vinta 2-0 contro il Betis. Erano 4 partite che non faceva punti, se non vado errato. Era importante per il Villarreal vincere, fanno il minimo indispensabile. Segna Trigueros 1-0, sto tiro di destro messo all'angolino, e il Villarreal vince. Importante la solita sponda di Paco Alcácer, che tra l'altro ricorderete abbia provato anche a, diciamo, trovare fortuna in altri lidi, ma questa è la dimensione di Paco Alcácer. Villarreal che però galleggia in zona salvezza, nel senso c'ha 4 punti sulla zona retrocessione. E che poi vabbè, c'era tipo che so, 4 anche dal settimo posto, dal sesto posto c'era 5 o 6, però comunque sono punti che pesano e il Villarreal in questo momento non possiamo dire che sta convincendo. Ecco, sta cosa sinceramente la voglio dire. Getafe che invece resta ultimo. Io rimango sempre sorpreso, come avevo detto, l'ottimo Getafe, perché a me il Getafe piace tanto anche come squadra, ma quest'anno sembrano riuscire a cavare un ragno dal buco. Pareggio divertente quello che avviene tra Mallorca e Elche, con l'Elche che resta in zona retrocessione mentre il Mallorca che puntino dopo puntino si avvicina alla salvezza. È un pareggio divertente, molto divertente. Segna l'1-0 Boye per l'Elche, pareggia Sevilla, poi di nuovo Boye. Tra l'altro, vi ricorderete la storia di Boye, Roma, Torino e tutto quanto. E poi al 95esimo il pareggio. Vi dirò, probabilmente per quanto dimostrato, l'Elche ha
che ai punti forse meritava qualcosina di più, anche perché come squadra è leggermente inferiore, perché è stata ripresa una volta da un calcio di rigore e una volta al 95esimo. Però comunque chi fa punti ha sempre ragione, stavolta al Mallorca. Non gli si può assolutamente dare torto. Vince l'Espagnol regolando il Granada, vince 2-0 l'Espagnol. L'Espagnol che rimane a metà classifica, questo è importante. Non riusciva più a far punti, non riusciva più a dare una continuità di rendimento. La ritrova, vince 2-0. Granada che invece va monitorato in modo diverso, anche perché rischia di andare giù, pari punti con l'Elche. Non è obbligatorio fare questi punti, però se li fai è meglio. Alla fine vince l'Espanyol. Vince anche l'Alavés 2-1 contro il Levante. Alavés che in un momento di forma strabiliante, nelle ultime 4 partite ha fatto 3 vittorie, non male, anche se poi in realtà era andato avanti. Il Levante aveva dimostrato di poter provare a prendere la partita. Levante che è ultimo pari punti con il Getafe e invece aveva fatto una bella partita a mio modo di vedere, aveva fatto almeno una buona partenza. Poi però succede l'irreparabile, diciamo l'irreparabile, ecco questo si può assolutamente dire, perché quello che fa l'Alavés è pareggiarla con Joselu sul rigore a un quarto d'ora dalla fine e vincerla con Joselu a tempo scaduto. Al 91esimo Joselu fa la doppietta personale, il gol del 2-1 che ribalta la partita e che regala i 3 punti all'Alavés, e lì sono 3 punti a mio modo di vedere fondamentali anche per la situazione di classifica. Credo di avervi parlato di tutto più o meno, perché vi ho parlato di Bilbao Cadice, non ve ne ho parlato. Vabbè, vince il Cadice a grande sorpresa, basta il gol di Xavi Sanchez, ecco. Di questo non ne avevo nemmeno accennato. Bilbao che mi ha deluso, perché comunque quest'anno è una buona squadra, sta facendo una buona corsa, ha fatto 18 punti in 12 partite. Perdere contro una piccola come il Cadice, che senza questa vittoria, quindi con una sconfitta, si troverebbe in zona retrocessione, per quanto mi riguarda è stata abbastanza inspiegabile. Ma il Bilbao, ragazzi, è così. Cioè, il Bilbao è una squadra che può tranquillamente vincere contro tutti e perdere contro tutti. Vince anche l'Espanyol 2-0 contro il Granada. Si prepara quindi ad affrontare il Barcellona con i gol di Pedrosa e di De Tomás. Un Granada, non mi ricordo, avevo parlato del Granada, che comunque anche Granada stesso è lì che deve salvarsi, che vuole salvarsi, sconfitta che però non ci sta, mentre dall'altra parte l'Espagnol che ha vinto soprattutto aggancia il Barcellona e quindi stranamente se la gioca a viso aperto, se la gioca alla pari come partita. Poi del Barcellona ve ne ho parlato, dell'Alavés Siviglia, Real Sociedad Madrid sì, Valencia sì, Mallorca sì, Osasuna sì, Betis sì. Curioso della prossima giornata, vi ho detto di Barcellona e Espagnol, ma anche Real Madrid che andrà a domicilio a giocare dal Granada, la Real che ormai va monitorata, che affronterà il Valencia, come vi dicevo poco fa, ma anche Atletico Madrid Osasuna potrebbe essere un match interessante, Siviglia Alavés. Insomma, la prossima giornata potrebbe metterci di fronte a situazioni un po' particolari. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, mi lascia tantissimi mi piace e boccia la Lallene come sempre. Ci vediamo al prossimo video.